Buongiorno a tutti, sono Marin Cristian del Polo Tecnologico Alto Adriatico e anche di Innovation Machine. Il Polo Tecnologico è conosciuto in ambiente Industria 4.0 perché è riuscito a tradurre quello che era la legge dedicata a industria nel contesto della sanità, nel contesto dell'agricoltura 4.0, nel contesto anche dell'Horeca Ristorazione ed ora quello che stiamo facendo è delineare le linee guida per il dopo perizia, che cosa fare dopo la perizia per mantenere un'adeguata e sistematica reportistica? Ecco, è proprio in questa occasione che mi sono trovato da alcuni clienti a spiegare loro quello che devono fare per il post di perizia ed aiutarli un attimino ad imbastire e a creare una reportistica adeguata. E in quel contesto ho dato anche un'occhiata a quelli che erano i documenti di perizia e analisi tecnica forniti da loro da altri miei, colleghi, periti ed ingegneri. E ho notato che in qualche situazione il documento proprio di perizia era per me di dubbia validità, non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista in qualche modo formale. E ora vi vado a spiegare perché. Allora, la perizia al giorno d'oggi deve essere asseverata. Questo può essere fatto in due modi che mi venga in mente, cioè digitalmente oppure anche in forma cartacea e giurata e al contempo asseverata. Per cui andiamo un attimino a vedere la formula della perizia asseverata digitalmente. Deve riportare le seguenti caratteristiche, adesso le leggo qua, ma adesso ve le nomino tutte una per una in un esempio. L'esempio è questo, vado a aprire una perizia per cui parto da un documento Word, lo trasformo in PDF A, cioè leggibile e basta, che è questo il PDF, per cui i dati anagrafici del cliente, del proprietario, i dati del bene, alcuni estratti di legge, dopodiché i dati del perito, la data di asseverazione, alcuni altri dati del perito. Sempre estratti di legge, i dati in dettaglio di quello che è il bene con numeri di matricola, produttore, eccetera, la sede di custodia e dopodiché quali sono i requisiti di legge che vengono rispettati. In questo caso il bene rientra nell'allegato A della legge 232-2016 alla sezione 1, voce 11, soddisfa i 5 più 2 requisiti ed è questo importante, data di messa in funzione del bene 2023, data di interconnessione 2023, data in cui ho fatto la verifica il 16 giugno del 2023, dopodiché per il modulo MISE, quale delle tecnologie abilitanti vengono sfruttate dal sistema Industria 4.0 in questa situazione, Horizontal Vertical Integration ed IoT, il valore del bene, dopodiché il perito sottoscrive con timbro e firmo e la data dell'asseverazione che è il 29 settembre. Dopodiché, documento molto molto importante è il verbale di asseveramento della perizia. Ciò significa che è datato e io mi assumo ogni responsabilità dei dati che io ho verificato sul campo e che ho anche riportato in questo documento. Per cui, occhio che questo documento io non sempre l'ho ritrovato nei vostri documenti di perizia digitale. Dopodiché, la perizia digitale io la trasformo. Cioè la trasformo, io ci aggiungo la mia firma digitale ed una marca temporale per dargli la validità nel tempo. Apro adesso il documento con il software che mi permette di introdurre la firma digitale e la marca temporale e io questo documento qua, che è quello che io ho asseverato, vado a farci una verifica. Datemi un secondo. Ecco, perfetto. Io sto per cui verificando che questo documento ha la firma digitale di Marin Christian e la marca temporale è stata apposta il 29, correttamente, settembre alle 8:57 del mattino del 2023. Per cui questo documento va benissimo. Un altro aspetto importante del documento di perizia asseverata digitalmente è che esso contenga dei metadati, per cui se si va nelle proprietà del documento troverete all'interno i dati magari del perito, del cliente, del bene e anche la data di interconnessione, la matricola e il costo totale come metadati. E l'aspetto più importante comunque è questo: il documento di perizia asseverato digitalmente è un file di solito di formato .pdf, perché da Word lo trasformo in un formato solamente leggibile, .p7m, perché è la firma digitale mia che io aggiungo, .tsd, che è la marca temporale digitale che io aggiungo. Per cui molto importante che il file abbia questa estensione.
Ora andiamo a vedere il caso della perizia asseverata invece presso il tribunale o presso un notaio, cioè in formato cartaceo. Le caratteristiche sono pressoché le stesse, il documento di partenza è lo stesso, la formula di asseverazione è diversa. Io mi troverò, oltre al mio firma e al mio timbro, troverò anche quelli del cancelliere piuttosto che del notaio, troverò una marca da bollo da 16 euro che verrà annullata e troverò sempre importante il verbale di asseverazione. E andando a vedere, per cui questo è un documento che io ho giurato, non è una perizia Indice 4.0, ma un altro documento, comunque i miei dati e sotto le varie firme, timbri e marca da bollo, per cui firma e timbro del notaio piuttosto che del cancelliere, firma mia e marca da bollo da 16 euro annullata. Ecco, io vi ripeto, in alcune perizie che io ho notato presso di voi clienti, questa marca da bollo non è presente. Per cui, insomma, attenzione, se un documento ha validità in formato cartaceo, deve contenerla, così come deve contenere il timbro e firma del notaio piuttosto che del cancelliere. In ogni pagina vi deve essere data continuità con un timbro, per cui il mio o del cancelliere o del notaio. In ogni pagina trovo firma, timbri, mio e del cancelliere o del notaio. E l'ultima pagina è il solito verbale di asseverazione di perizia. È obbligatorio anche in questo caso e come vi ho detto già precedentemente, non sempre l'ho trovato nei vostri documenti e questo documento è repertoriato per quanto riguarda notaio e viene fornito un numero di protocollo in cancelleria. Ecco, vi ho dato un po' le linee guida per capire se le vostre perizie giurate o asseverate digitalmente o in formato cartaceo sono valide dal punto di vista formale. Dateci un'occhiata. Un saluto da Cristian Marini.